Un doppio record di gara ha caratterizzato la 21esima edizione della maratonina Città di Arezzo, organizzata come sempre dall'Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica, grazie all'impresa dei keniani Joel Maina Vangi e Winfrida Mora Moseti. Lo start della gara, o meglio delle molteplici distanze programmate per la mattinata di una domenica stupenda sotto il profilo meteo, è stato dato dalla senatrice Tiziana Nisini. Oltre 2500 al via sulle varie distanze, in circa 900 quelli della maratonina competitiva. Per quest'ultimo un percorso in parte rinnovato e ovviamente rimisurato dalla FIDAL per renderlo più veloce e scorrevole. Una partenza unica che è stata subito il primo vero spettacolo della mattinata, con un serpentone multicolore che si è snodato per oltre 10 minuti verso Piazza Guido Monaco, dove nella parte non competitiva dei 10 km e dei 3 km ha fatto spicco la presenza di donne, bambini, studenti e tante famiglie. Un vero successo di partecipanti al quale si è affiancato per completarlo il doppio nuovo record della gara di maratonina. Per primo ovviamente quello maschile, dove sin dall'avvio 5 keniani hanno preso subito la testa della corsa e al nostro Stefano La Rosa non è rimasto altro che farsi una gara in solitario. Essendo reduce dalla maratona di Berlino e quindi ancora in fase di recupero, non ha ritenuto opportuno provare a stare alla ruota dei keniani. Intanto tra questi è cominciata la bagarre e così al passaggio del primo giro in zona traguardo, dopo circa 10 km e mezzo, perdeva per primo contatto Koec. Rimanevano così in quattro Kalale, Vangi, Tiongic e Kipkorir. L'epilogo della gara si intravedeva attorno al 17esimo chilometro, quando perdeva contatto Tiongic. Attorno al 20esimo chilometro si staccava anche Kalale. Andavano così a giocarsi il successo finale Vangi e Kipkorir. Quest'ultimo, gestito da una manager olandese, si è presentato davanti al rettilineo finale facendo una lunga volata, ma non immaginava che l'esperto Joel Vangi, già autore di un simile finale il 6 ottobre scorso a Telese Terme, avrebbe messo la terza e con un finale da centista andasse a vincere la gara, siglando pure il record della corsa per un solo secondo. Per il 34enne Vangi, tesserato della Dinamo Sport di Bellaria Gemarina, raggiungimento anche del nuovo personal best, migliorando il precedente di 1:01:16 ottenuto nel 2014. Subito dietro Stefano La Rosa, settima in assoluto, è giunta Winfrida Mora Moseti dell'Atletica 2005, stabilendo il suo personal best e demolendo il suo stesso record della mezza di Arezzo, andando così a vincere nella categoria femminile.